cari amiche ed amici, quest'oggi vi presentiamo un dolce profumato e goloso. Si tratta del plum cake arancia e cioccolato. Vediamo come realizzarlo. Per il nostro dolce ci occorreranno questi semplici ingredienti, ovvero 250 g di farina, 150 g di zucchero semolato, 3 uova, una bustina di lievito, un vasetto di yogurt bianco, 80 ml di olio di semi, 30 g di cacao amaro, 50 g di fecola di patate, un arancio di quelli con la buccia non trattata, perché utilizzeremo sia la buccia che il succo. Si tratta di un dolce molto semplice da preparare e molto gustoso proprio nella sua semplicità. Cominciamo lavorando le uova con una frusta. Aggiungiamo quindi lo zucchero. Come vedete non utilizziamo alcun attrezzo particolare, soltanto una frusta ed olio di gomito. Uniamo anche l'olio. Versiamo lo yogurt. Continuiamo ad amalgamare gli ingredienti. Grattugiamo la buccia della nostra arancia. Quindi andiamo a ricavare il succo. Quindi ho ricavato il succo. Se ci fate caso, ho recuperato anche un po' di pezzetti della polpa, giusto per dare più sapore, ma se non vi piace potete semplicemente filtrare il succo. Ed inseriamo adesso gli elementi secchi, ovvero la farina, la fecola ed il lievito, che andremo a setacciare. Andiamo a rigirare il tutto con un cucchiaio di legno. Quando avremo ottenuto un impasto ben amalgamato, andiamo a metterne circa un terzo in una ciotola separatamente. E a questa andremo ad unire il cacao. Andiamo adesso a versare i due composti in uno stampo da plum cake, alternandoli. Io sto usando uno stampo in silicone, se non l'avete potete usare il classico stampo in acciaio e utilizzare ovviamente la carta forno, oppure imburrarlo e infarinarlo. Andiamo quindi ad infornare il nostro plum cake a 170 gradi per circa 45-50 minuti. Come sempre vale la prova a stecchino, quindi infilzate il dolce con uno stecchino. Se questo esce asciutto vuol dire che è cotto, altrimenti prolungate la cottura. Se dovreste notare che la superficie si scurisce troppo, copritela con un po' di carta forno o un po' di carta alluminio, abbassate la temperatura di 10 gradi e proseguite la cottura. Ed ecco il nostro plum cake appena sfornato. In realtà si è allargato tantissimo, sembra più una pagnotta, però vi garantisco che è un plum cake. Controlliamo la cottura interna. Come vedete lo stecchino è asciutto, quindi non ci resta che attendere che si raffreddi prima di poterlo togliere dallo stampo.
Come sempre, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un vostro commento, un like, a condividere il video o a iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!